Mamma, cosa fai ancora a casa? Lo so, io vorrei andare in bici, ma Giulio non mi fa più vedere i giri. Ma cosa vuol dire? Chiamalo, scrivigli. Ho provato, ma mi ha risposto che adesso è impegnato. Ma no, non è vero, riprova. E allora? Riprova. No, adesso provo. Senti che anche il cane abbaia. Va bene, adesso prendo la mia biciclettina e parto. Ota, Julien! Ehi là, bentornati a tutti! Oggi ricominciamo dopo quasi 6 mesi a raidare nella nostra bellissima provincia di Brescia. Oggi purtroppo dovrò iniziare con la Raymond, ma perché purtroppo? No, oggi si inizia con la bici assistita perché dopo 5 mesi è veramente dura. Però non vadiamo adesso questi discorsi, saliamo subito da Lucia e Daniele al Montestino. A tra poco, here we go! Yeah! Allora, prima di iniziare il video, volevo dirvi un grazie perché mi siete stati vicino in questo periodo di assenza, mi siete mancati tutti e poi vi confermo e vi annuncio che cambieremo un po' il format del video che eravamo abituati a fare e appunto per questo motivo vi chiedo di collaborare con me e soprattutto di dirmi cosa ne pensate del nuovo format e soprattutto di quali location volete vedere nelle prossime puntate. Mi raccomando, sotto nei commenti scrivete tutto. A tra poco! Ragazzi, birretta per tutti! Arrivati qui? A questa fontana troverete una birretta fresca ad aspettarvi e poi si sale per questo pertugio. Sì, ho detto pertugio, dai, non facciamo i sofisticati. Scherzi a parte, ora inizia l'ultimo tratto veramente duro perché ritorniamo su sterrato per salire al Montestino. È dura, ma noi ce la faremo. Here we go! Allora, questo è il bellissimo rifugio Montestino. Ho appena incontrato Daniele, mi ha detto che Lucia è nell'orto. Adesso noi andiamo al punto panoramico e poi le faremo una sorpresa. Ok? Yeah! Prima di giungere al rifugio è opportuna una visita alle bellissime trincee e al punto panoramico qui sul Montestino a 1420 metri. Guardate le trincee. Ed ora saliremo per questa scaletta. E dal punto panoramico è proprio il caso di dire Wacci! Che spettacolo! Lucia! Giulia! Cosa fai nell'orto? Ma come stai? Cosa stai raccogliendo? No, stiamo seminando! E cosa semini? Seminiamo un sacco di cose buone per i clienti! Lucia! Ciao! Ragazzi, Lucia. Stiamo mettendo l'orto bio per servirvi le verdure! Mi sa che più bio di qua non ce n'è! Allora salutiamo il Montestino e un invito a passare qui da Lucia e Daniele perché si mangia davvero bene! Specialità tantissime, ricordo che è chiuso il martedì e il mercoledì in questo momento, ma la sorpresa più bella di quest'anno sono le nuove magliette. Wow! Bene, allora dal Montestino ora scenderemo, faremo una discesa semplice. Guardate che location, che spettacolo. Noi scenderemo giù su quel crinale là. Ecco, allora questo video, vedete, è un'indicazione mando al parole Vesta, scendiamo a sinistra. E questo è il trail. Sarà un trail non troppo difficile, come dicevo, qualche tornantino, ma veramente gudurioso. Eccolo qui il primo veramente stretto che si fa tranquillamente su in sella, anche se dopo 6 mesi l'allenamento non c'è più, ma tranquilli, open fire e a go go. Woo! Le tettonate, apri chiudi. Wow, ragazzi, si diverte come un bambino in giostra. Luna Park, open fire. Guarda, seguiamolo bene. Mamma mia che voglia, ragazzi, che avevo. Sentiero pennellato. Guacci, bello. Little cross. Open fire ancora. Guardalo. Qui abbiamo un little humid a fare da contorno a questa giornata memorabile. Dopo 5 mesi si torna a raidare sui trail più belli della nostra terra. Guardala, pennellato. Ora avremo
un tornante a sinistra, apri chiudi, open and closed. Guardalo che bello, non è neanche troppo veloce, si lascia domare e noi ce lo accarezziamo con le mani, con gli occhi e con le ruote grasse. Ancora tornantino, bello largo. Bello. Ragazzi, che gioia. Quanto mi mancava. Oggi cose semplici, ma poi torneremo velocemente sul nostro crocs and roll, sulla rocks. Riprendiamo dimestichezza e confidenza con la bike. Abbiamo una leggera umidità, quindi la derapata del posteriore va controllata. Quindi andiamo a sinistra, bello, e teniamo di nuovo la sinistra, up and down. Ora andiamo in direzione di Zumié, avremo un tratto anche qui sotto bosco stretto, veramente caratteristico, dove ci saranno un 2-3 double S, dove sfruttare gioia, felicità e soprattutto godersela. Ed iniziamo con la prima double S, bella ragazzi. Puntiamo il ditino, bello. Ancora double S, apri chiudi, guardala, double double. Unbelievable ragazzi, unbelievable. Apri chiudi, wow, come curva questa Raimon in un fazzoletto di terra, bellissimo. Guarda, guarda, guarda che pennellata. Altro tornantino, open car, open car, bello. Guarda ragazzi, non si perde un metro, guardalo qua, caratteristico questo trail. Occhio al bivio tra poco a sinistra qui, abbiamo perso solo 250 metri per ora, quindi ne abbiamo ancora a divertirci. Passaggio letteralmente medio, guarda. Au. Ragazzi, qui si spruzza gioia. Ora abbiamo ancora un little humid, lasciamola scorrere, lavoriamo di posteriore e leggermente pintiamo l'anteriore. Unbelievable. Ancora una little double S, little wild come piace a noi, la vegetazione è rigogliosa. Abbiamo l'ultimo tratto, poi saremo a Zumié. Guarda, guarda, pennellosa, un tornantino pennelloso però a sinistra. Siamo arrivati, siamo a Zumié. E guardate che borgo, che spettacolo. Un borgo nel cuore della Val Sabbia. Entriamo ora nella seconda parte di discesa. Questa è molto più larga, smossa, non troppo complicata. Occhio solo a non frenare bruscamente perché è molto smossa. Lasciamola andare e divertiamoci come i bambini con un lecca lecca al Luna Park. Vedete com'è bello largo, si può sgasare. Occhio sempre però, perché potrebbe salire qualcuno. Quindi, attention! Guarda le rocce lisce, ma leggermente umide, quindi in curva teniamola ben bilanciata. Tornantone, bello agile. E via! Di nuovo tornantone, little drift, bello, bella lucida in drifting. Ancora rocce umide, dai che ci siamo, ci siamo ragazzi, siamo quasi all'arrivo, passerà la finale e torniamo alle macchine. Yes, game over, sassoni finali per rallentare e siamo arrivati. Carissimi, attenzione che in questo momento il lago d'Idro è invaso dai tedeschi. Sentivo cantare una canzone che faceva così. Eine Strophe, eine Strophe, eine Strophe.
strofini, eine strofen, eine strofen, eine strofen, gaffato e strofini. Bene, con alle mie spalle il lago di Ido si conclude anche oggi l'avventura. Vi ricordo che siamo saliti in cima al Monte Stino, un giro molto semplice con una discesa adatta per tutti. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video, come sempre, di mettere un bel mi piace qua sotto e di iscrivervi al canale, perché da d'ora in poi ritorneranno ad arrivarne delle belle. Alla prossima! Yeah!